Buongiorno, benvenuti al secondo evento di questa giornata finale del Festival degli Scrittori Premio Von Rezzori. Ho il piacere questa mattina di introdurre tre romanzi, tre grandi romanzi, uno dei quali è anche finalista di questa edizione del premio. Mi riferisco a Trieste di Dasha Drundic e assieme a Trieste vi sono altri due romanzi assolutamente considerevoli per ambizione, per struttura e per testimonianza, che sono Illustrado di Miguel Sihuko, che è stato anche finalista dello stesso premio Von Rezzori 2 anni fa, se non sbaglio, e poi abbiamo ospite di della Fondazione Santa Maddalena, Lo sguardo del leone di Masa Mengiste. Tre libri diversi, il titolo dell'incontro fa riferimento alle nazionalità degli autori e dell'ambientazione, perché senz'altro si tratta di tre romanzi che descrivono situazioni che definire difficili sarebbe un eufemismo, forse addirittura una sciocchezza, diciamo molto drammatiche è forse più appropriato. Tuttavia sono dei romanzi molto differenti per struttura, per ambientazione, per approccio anche alla materia narrativa, e quindi per provare a tracciare un ponte concettuale io ho visto due grandi linee che mi sembra che possano mettere questi libri sullo stesso tavolo, come abbiamo già fatto materialmente. La prima, e questa domanda la rivolgo a tutti e tre gli autori, cominciando da Dasha, visto che è l'ospite finalista, essendo evidentemente la più giovane alla precedenza, mi dice, e la linea che ho visto fortemente in questi tre romanzi, e vi chiedo mentre rispondete anche di raccontare al pubblico, nel caso che non abbia letto già i romanzi, di cosa stiamo parlando anche nel dettaglio che voi volete dare, è una forte relazione fra potere e violenza, una relazione quasi indistricabile, o una districazione che forse è il compito dei cosiddetti uomini di buona volontà, ma appare a volte quasi impossibile da attuare, anche solo concettualmente, anche solo farsi una ragione di questa relazione fortissima fra potere e violenza è già qualcosa di molto complesso. Dash. Well, we decided to speak in English, right? If that's okay by you. Yeah, I'll try. I wouldn't, I'm sorry, but I wouldn't speak about my text, my book, because the subject is broader than my book. So let's try and say something about power and violence, right? I don't think power and violence that are in correlation, that are correlated, of course, can be put into one book. It's a problem that's getting bigger and bigger, and we see it today. And there was always this correlation between power and violence. I think it's a question of how we approach both and what it is that we do in order to try and stop violence and try and control power, which tends to get out of control. Yesterday, one of the writers, Alessandro, I forgot his second name, the one who writes Mari. Historical novels, Mari. Said that at times words cannot define our situations get out of control or are too strong, and words cannot define them. I think that words are results of thoughts. And I think that all that we have left, unless we want to pick up guns, are words.
And our only means of battle are through words, behind which hopefully there is thought. And on this travel, on this trip of having a voice, one should listen, I think, to the authority of arguments and not to the arguments of authorities. I don't think that there are, that there exist authorities for all times. Every authority, that means also every power, can be questioned. And it is our duty, through words, I think, to question those in power. I don't think we live in a good world. I think our world is getting worse and worse. And this morning I read a nice piece of news that the mayor of Madrid is a member of the Podemos party, which gives a spark of hope. And I'm waiting for the elections, for the Podemos elections. And those are little sparks of hope that I see in the future. I think I've talked enough. Thank you, and I'll translate you. Adesso forse la domanda che mi hai fatto sul potere e la violenza chiaramente è un tema molto più ampio, quindi non parlerò del mio libro perché il tema è molto più ampio, anche se è in correlazione, ma non potrebbe mai essere affrontato in un unico libro. Ci sono sempre state le correlazioni tra potere e violenza. La questione è come impostiamo la nostra reazione a questa correlazione. Ieri, per esempio, Alessandro Mari diceva che le parole non possono definire una situazione che è fuori controllo. Io non sono d'accordo, perché le parole sono pensieri e una volta che rinunciamo alle parole e quindi al pensiero, cosa restano? Le armi? Non restano altro che i fucili? Io non credo, credo che dobbiamo lottare con le parole e con i pensieri che stanno dietro a quelle parole. Io credo che dobbiamo avere l'autorevolezza dell'argomentazione piuttosto che l'argomentazione dell'autorità. Ecco, insomma, è un gioco in inglese che funziona, in italiano un po' meno, perché c'è una differenza tra autorevolezza e autorità. E credo che ogni potere cerca di imporsi, a volte anche con la violenza, ma è nostro dovere, attraverso le parole, lottare contro questo potere. Non credo che viviamo in un mondo buono. Questa mattina invece ho visto un'ottima notizia. Ho visto che il sindaco di Madrid è un membro del partito di Podemos. Questa una donna. Una donna, sindaco di membro del Podemos. E questa per me è una scintilla di speranza. Adesso sto aspettando le elezioni in Spagna e così vedremo quante scintille di speranza questo ci riserverà. Really, I will also speak beyond the book. I think this subject goes beyond that. What I'm thinking right now is taking what Dasha has said. Violence, the connection between violence and power, I feel like violence is the language of power that is afraid. It's the language of an authority that fears its own instability, its own kind of vulnerability, and the human body in war. And I'm thinking now of Syria, and Iraq, and Afghanistan. The human body becomes the instrument that power uses in order to speak itself into being. I've often wondered also about this, the human body in relation to violence and what happens. Why is it that power, people in power, subject the body to violence? And it's not so much
to break the body, but really to break the spirit and to get to the essence of what it means to be human through the body. And I'm just thinking out loud right now. I'm reminded of the writings of Jean Améry, a book that he wrote called At the Mind's Limit, where he talks about his own torture during World War II and how the first slap, the first hit by a Nazi prison guard while he was being interrogated was a moment where he realized that his body and who he was no longer his, that he was no longer in control with that first hit. And everything that came after that was just affirming the thought of that first slap. I think I will stop there, and hopefully we can continue this conversation. My brain is going really fast. Can I ask you the name? I'm sorry, I didn't get the name of the author of that. Jean Améry. Jean Améry. He committed suicide. And Jean, he committed suicide. Améry. Yes. Sì, anch'io andrò oltre il libro, chiaramente, e prendo un po' spunto da quello che ha appena detto Dasha sul collegamento tra violenza e potere. Io credo che la violenza sia il linguaggio del potere che ha paura, una autorità che ha paura della propria fragilità e della propria vulnerabilità, usa la violenza. E adesso sto pensando alla situazione oggi in Siria, in Iraq, in Afghanistan. E credo anche che il corpo umano diventi lo strumento che il potere usa per parlare e rafforzare il proprio potere, e lo usa facendo violenza contro il corpo umano. Perché si perpetra violenza contro un corpo umano? Non è certo per spezzare il corpo, è per spezzare lo spirito della persona. Jean Améry, nel suo libro Al limite della mente, At the Mind's Limit, parla delle torture nella Seconda Guerra Mondiale e parla del primo interrogatorio che ha subito da un ufficiale nazista, e dice che il primo schiaffo, il primo colpo è stato l'inizio della tortura, e da quel momento in poi il suo corpo non era più in controllo. Quindi tutto il resto della tortura è stato semplicemente un seguito da quel primo schiaffo. Good morning. I'll try my best to add to this, because there's been a lot that's already been said. But if we're to think of violence as the theft of dignity and the freedom to live life with happiness or free from pain, I think we can also look at violence, as I do in the Philippines, particularly where I'm from, as a spiritual violence. Certainly it begins, or it's most evident when it's physical, but where I come from, we have institutions that have been established to deprive people of certain freedoms. And I agree with Dasha, it's getting worse as we go on. We have people saying that freedom of speech is something that can be taken away from us if you act irresponsibly, so to speak, forgetting, of course, that freedom of speech is really the grounds for all other freedoms that we have, the freedom to demand our rights as citizens, the freedom to worship freely, to love freely. We have the church in the Philippines, for example, that has lobbied for many years against reproductive health, depriving women the right to education and facilities, which I think of as something as a daily violence. We have them also lobbying against divorce. Other than Vatican, the Philippines is the only country in the world where divorce is illegal. So women are kept in these relationships where the men are philanderers, and they have all the money, and the women have no options. And I see this as a violence. And I don't mean to be too
negative, but I believe that these institutionalized systems of violence are things that we writers can and should fight against, speak out against. Politicians thrive, I think, on dignity and respect. And I think one of the great things we can do as writers is deny them that if they're not going to give us citizens the dignity and respect and equality that we deserve. So satire, mockery, calling them names when they deserve it. I think that's a very good start. È già stato detto molto, è difficile anche poter aggiungere a quello che è già stato detto. Io credo che la violenza sia rubare la dignità e la libertà di vivere alle persone, derubarle anche della libertà di vivere felici, di vivere senza dolore, senza sofferenza. Nelle Filippine, che è il paese da cui vengo io, però c'è anche un altro tipo di violenza, che non è solo la violenza fisica, ma è la violenza spirituale. Chiaro che tutto comincia con la violenza fisica, ma anche quella istituzionalizzata, come abbiamo nel nostro paese, è una vera violenza. Le istituzioni nel mio paese ci privano di molte forme di libertà e concordo con Dasha che la situazione sta davvero peggiorando. Adesso si sta addirittura parlando nel nostro paese di privare le persone della libertà di parola nel caso che si comportino in modo irresponsabile. E quindi davvero io credo che la libertà di parola sia il fondamento di tutte le libertà, delle libertà anche di religione, della libertà di amare. La Chiesa nel mio paese ha un ruolo fortissimo ed è riuscita a imporre il divieto di qualsiasi considerazione di salute riproduttiva nel nostro paese. Quindi le donne non hanno il diritto ad un'educazione alla salute riproduttiva, che sapete sono le parole delle Nazioni Unite, ma vuol dire anche la contraccezione, queste cose qua. Le donne non esiste il divorzio nel nostro paese. Questa è violenza, secondo me. Sapete che siamo l'unico Stato al mondo, oltre il Vaticano, dove il divorzio è illegale. E questo significa che gli uomini, che già hanno tutti i soldi, tutta la ricchezza economica in mano, hanno molte donne, tutte le donne che vogliono, e questa è violenza di nuovo contro la situazione delle donne. È un sistema di violenza istituzionalizzato e credo che in una situazione del genere sia compito degli scrittori alzare la voce, parlare a voce alta. I politici amano essere rispettati e trattati con dignità, loro vogliono questo, e allora noi possiamo, come scrittori, possiamo metterli all'indice, per così dire, ma per fare questo possiamo usare anche la satira, prenderli in giro, è proprio ciò che a loro non piace. Can I just say something? I would just like to add, we mentioned these two types of violence. Of course, I noted immediately spiritual violence when Maza was speaking. But there is another kind of violence also, a so-called sophisticated violence, invisible violence that is present in the so-called first world, in the Western world, where we are dominated by capital, by consumerism, and by corruption. Just what comes to mind is FIFA, the FIFA corruption problem now. So there is, and of course the lowering of human rights, of healthcare, of social rights. You have it in the West. It's not just maybe it's more evident in these so-called third countries and more drastic, but we have it. You have it. They have it here also. Here. Right. Yeah. Okay.
Volevo aggiungere qualcosa, dice Dasha. Anch'io mi ero segnata naturalmente la violenza spirituale, ma esiste un'altra forma di violenza, è una violenza molto più sofisticata, la chiamerei quasi una violenza invisibile, e di questo sono preda particolarmente i cittadini del primo mondo, del mondo ricco per così dire, del vostro mondo qui in Italia, ed è la violenza del capitale, la violenza del consumismo, la violenza della corruzione, mi viene in mente adesso la FIFA, per esempio, lo scandalo della FIFA, ma anche la privazione dei diritti delle persone che sta sempre peggiorando, e penso all'assistenza sanitaria, ai diritti sociali, parliamo quasi sempre della privazione dei diritti nel terzo mondo, ma anche nel primo mondo. Ci si sta avvicinando, si sta andando in quella direzione. Or for example the TTIP. No. Oppure il TTIP, l'accordo di transatlantico di partenariato economico. Beh, the European Parliament is going to throw that. Absolutely, you made a point. And I, sì, ora comincio in inglese. Sai, la traduttrice sa che a volte succede questa cosa. When we start speaking in English, I start speaking in English as well. But we have an agreement that I will speak in Italian. Quindi continuo in italiano. E è un problema mentale. E no, sono molto contento del fatto che tutti gli autori hanno parlato in termini generali senza entrare nel proprio libro, e credo questo sia una conferma della loro elevata statura di scrittori. Però allora io, come moderatore, farò invece il gioco sporco e li riporterò all'interno dei romanzi con una domanda, io direi quasi di tecnica letteraria. Sia in Trieste che nel libro di Masa c'è una forte rappresentazione della violenza. Sono libri in cui ci sono dei veri e propri massacri e vengono descritti. E anche in Illustrado la violenza, anche se è diverso strutturalmente, la violenza si mostra subito. Il libro si apre con il ritrovamento di un corpo ucciso, con una corona di sangue che quasi ricorda Cristo stesso, ma è sicuramente qualcuno che ha subito una violenza e è stato assassinato. Io 2 anni fa mi sono trovato a coordinare un progetto di scrittura collettiva che ha portato alla scrittura di un romanzo sulla Seconda Guerra Mondiale. E alcune delle critiche che sono state fatte a questo romanzo è stato che c'era molta graphical violence, la violenza era molto rappresentata, e in effetti guardando alle grandi opere letterarie scritte anche da testimoni stessi della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza in Italia non c'è traccia di questa rappresentazione dettagliata della violenza, benché magari quelle persone l'avessero vista. Quindi forse qualcosa è cambiato. Come vi rapportate letterariamente alla rappresentazione della violenza, del corpo che subisce la violenza? Cominciamo da Masa. What is your relationship to the representation? That's what you feel about that. It's an interesting question. This, you know, people ask me in my about the violence in my book, which seems very graphic. But it really is not. Considering everything that happens, everything that we know happens during a civil war or a revolution, I really did not show that much. But I had to make certain decisions. I had to make certain choices when I was writing the book. One of them was to question, find out where my allegiance was. Was my allegiance to the victims of this revolution in Ethiopia and depicting with dignity but with honesty what happened to them, or was my allegiance to the reader and making readers comfortable with war and revolution? I think hopefully it's clear what my decision was. It was to the victims of this revolution.
and trying to be as honest as possible about what they went through in that time. I was also aware of writing a history that has been silenced for a very long time in Ethiopia, partly because people don't want to talk about what happened to them in prison. And so it felt like almost a sense of duty to write down what people may not even today be ready to talk about. I talked to a man who was a prisoner during the revolution in Ethiopia and had undergone interrogation and torture. And one of the things he told me that I would never forget was, number one, you have to write it because I cannot write it. And the two, but you have to tell people that we loved each other, even during this war. Those two things for me were what I felt like that was key to the book. È una domanda molto interessante la tua. È chiaro che uno si chiede sempre fino a che punto la violenza nel libro, fino a che punto andare. È vero che sembra molto grafica la violenza nel mio libro, ma in effetti non è vero se paragonata alla situazione reale, a ciò che avviene davvero in una guerra civile o in una rivoluzione. In fondo io non ho mostrato molta violenza. E subito all'inizio io avevo delle scelte, dovevo fare delle scelte. E la prima domanda che mi sono posta è: io adesso devo dimostrare lealtà a chi? Lealtà alle vittime della rivoluzione in Etiopia e quindi devo rappresentare con onestà la dignità della loro storia, della loro vita? Oppure devo essere leale nei confronti del lettore e non permettere che il lettore si senta troppo disturbato e troppo a disagio? La mia decisione, spero che sia chiara per chi ha letto il libro, è stata di scegliere di essere leali nei confronti delle vittime e di descrivere nel modo più onesto possibile ciò che hanno sofferto. In particolare perché quella storia è stata posta sotto silenzio, è stata silenziata per un tempo lunghissimo e le persone ancora non hanno tanta voglia di parlare di ciò che hanno subito in prigione, non sono ancora pronte, hanno subito interrogatori e torture e tutto questo. Un prigioniero in particolare mi ha detto, quando ho parlato con lui, mi ha detto due cose. Mi ha detto: scrivi tu la mia storia perché io non ne sono capace. E la seconda cosa che mi ha detto è: di però alle persone che noi comunque ci amavamo tra di noi. E questi sono i due punti chiave che stanno dietro al mio libro. Okay. I think giving voice to victims is, of course, the first and most necessary action that we can take sometimes. But I also believe in understanding the perpetrators of these violence, acts of violence, whether they are physical or whether they're institutionalized daily through laws and through different movements. And this is sort of what I'm interested in the Philippines. I come from a privileged background. I grew up with children of politicians. I grew up in a political family. And these are people who are engaged daily with perpetuating this condition that we're still in. And election time comes and they say, no, we have to fight this and we have to fight that. And then they go get elected and they continue on with what they're doing. They know that we all know it's wrong, and yet somehow we're not able to fix it. So the victim will always be a victim. But I think we learn a lot more about the problem if we also look at the perpetrator. The victim will tell us what happened. The perpetrator will tell us why it happened.
And very often I think we see a link of victims victimizing other victims within this system. And so that's I think something that we have to, as a writer, I try to remind myself, look at the rationalizations and the justifications of these people in power. How do they warp what they're doing so that they can justify it as good for their family, good for their religion, good for their community? Because by and large, that's what happens. They don't see themselves as evil. They see themselves as good. And I think that is really where evil takes root. No, dimentico l'ultima cosa. Molto interessante tutto quello che è stato detto. Credo che naturalmente dare voce alle vittime sia la prima e più necessaria delle azioni che dobbiamo intraprendere come scrittori. Però credo che sia importantissimo anche cercare di capire cosa sta nella mente del perpetratore della violenza, che sia una violenza fisica o che sia una violenza istituzionale, come l'adozione di certe leggi ingiuste. Io sono interessato in questo anche perché nelle Filippine io sono cresciuto in un ambiente di privilegio, in fondo vivevo in mezzo ai figli dei politici, la mia famiglia era una famiglia di politici e tutti i giorni vedevo anche i perpetratori e vivevo in mezzo a loro. Ogni volta che c'era un'elezione tutti dicevano lotteremo contro questo, lotteremo contro quello, poi però venivano eletti e le cose continuavano più o meno come erano prima. Tutti sapevano che c'erano delle cose che non andavano, ma poi alla fine non si faceva niente per rimediarvi. Mentre invece la vittima ci saranno sempre vittime, abbiamo pensato, ed è vero che guardando alle vittime noi capiremo sempre che cosa è successo, ma impareremo di più se studiamo anche i perpetratori. Quindi la vittima ci racconta che cosa è successo, il perpetratore ci spiega il perché. Ci sono a volte anche delle catene di vittime che diventano poi a loro volta perpetratori contro altre vittime e così via. E c'è sempre una giustificazione, una razionalizzazione. Le persone che detengono il potere trovano sempre il modo di giustificare le proprie azioni. E è interessante in che modo distorcono la realtà per giustificare: lo faccio solo per il bene della mia famiglia, lo faccio solo per il bene della mia religione, della mia comunità, lo faccio per il bene, per a fin di bene. Ecco, ed è nella situazione del farlo a fin di bene che il male trova le sue radici. Let me ask you then, why did the SS officers, some of them, commit suicide if they were so convinced that they were doing good for their country? La domanda è: se gli ufficiali delle SS erano così convinti di fare il bene del proprio paese, perché in tanti si sono suicidati? I don't know the answer, and I think that's why we write books, exactly, to try to figure it out. I just wanted to remind you that there is... Non conosco la risposta, e credo che questo sia uno dei motivi per cui scriviamo i libri. Tonino has... Yes. La risposta è perché hanno perso. Well, I would go back to your question about why this violence. Your book especially is so extremely cruel. I don't see the problem. I don't see the problem with violence. We see it every day. Where's the problem? Is it the problem of some kind of correctness? Do we have to be aesthetically, politically, socially, whatever, correct? Look at the violence on TV. Look at the violence on the streets. What's the problem with having it within covers? I don't think it's a problem. Where's the problem? It's a characteristic that narratives didn't have fully in the previous... Well, now they have it. So I think it's good that it's there. I think it should be a punch between the eyes of the reader. Yes. No? Why should we make the reader feel comfortable? No. They're comfortable enough when they don't read. So. Yeah. So. Let them get uncomfortable. Dasha dice,
Non capisco il problema nell'avere violenza nel libro. C'è violenza dappertutto, c'è violenza nella vita, c'è violenza in televisione. Cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che è politicamente corretto non avere rappresentazione di violenza nel libro? Io penso che sia un bene che ci sia la violenza nella nostra scrittura. È un pugno nello stomaco, come deve essere la violenza di cui stiamo parlando. Perché dovremmo far sentire a suo agio il lettore? Già il lettore è troppo a suo agio. Grazie. Ovviamente se il pubblico ha domande lo invito a farsi assolutamente avanti, e mentre il pubblico pensa alle eventuali domande io ne faccio un'altra. Stavolta comincerei da Miguel, che da buon cavaliere per ora ha ceduto il passo alle sue colleghe. Un altro tema che è molto forte nei vostri libri, ma che addirittura riverbera anche nella risposta che tu stesso hai dato all'ultima domanda, è il rapporto fra nazionalità e identità, di come comunque anche in un mondo ormai globale la tua nazionalità ha un peso, a volte anche difficile da portare rispetto poi alla forma che uno dà alla propria identità personale. Your nationality influences your personal identity. Nationality, I think, is an easy thing. It gives us the identity that we can hold on to so that we no longer have to think about all the complicated questions about really what makes us all human and all common. The only nationality I like is during the World Cup, because it's fun, even though I recoil from this idea of nationality putting us in these boxes to give us ready allegiances and centuries of baggage of violence and hatred. Identity, therefore, becomes something we're no longer complicit in. It's something imposed. And I'm very lucky as a Filipino to be able to... We're Filipinos, I'm sure you all know Filipinos. We're very good chameleons. We're able to fit in with in every country, in every city. We're trusted with your old people, with serving you, with taking care of you. That's something I'm very proud of. That's a national characteristic. But that comes with this idea that in Italian, to have a Filipino means to have a maid, no? So we're always fighting against the bad while every day trying to put forward the good about our identity, about our nationality. And I'm not really for nationality. I'm very lucky that I'm able to mix, and I think we should all try to learn as many languages and speak to as many people to be able to see really what makes us common rather than what makes us different. La nazionalità, è una cosa facile, perché così prendi un'identità senza dover pensare troppo a tutte le questioni complicate che stanno davvero dietro una vera identità. La nazionalità non è una cosa che mi attira particolarmente, solo durante la Coppa del Mondo. Quando ci sono le partite di calcio della Coppa del Mondo, allora mi va bene la nazionalità, ma se no niente. E perché non mi piacciono tutte queste... mettere le persone in scatole precise dove devono avere certe lealtà e così via, e poi con questa nazionalità erediti secoli di violenza e di odi. No, l'identità è una cosa, l'identità data dalla nazionalità è una cosa imposta, in cui non sei più partecipe. Noi filippini siamo conosciuti perché siamo abbastanza camaleontici. Riusciamo a entrare e ad installarci bene in qualsiasi ambiente. Si fidano di noi, e infatti voi in Italia ci affidate i vostri anziani, oppure vi serviamo a tavola o ci occupiamo dei bambini. Io sono abbastanza orgoglioso di questo
di questa caratteristica nazionale, cioè che siamo persone di fiducia. Però devo dire che ormai c'è l'idea in italiano, se dici che sei filippino, sei una persona che va a servizio domestico, non esiste altro. Quindi ogni giorno dobbiamo combattere contro le interpretazioni brutte e cercare di sottolineare invece quelle buone rispetto alla nostra nazionalità. Io sono fortunato perché posso conoscere molte persone, posso imparare un sacco di lingue e quando sto in mezzo a persone di altre lingue, di altri paesi, cerco sempre ciò che abbiamo in comune, non ciò che ci rende diversi. I guess there is a question. Well, I think Natasha said, why did the Nazis kill themselves? I think it was partly because I think we all start off with the idea that the worst thing is a death. Mm-hmm. But I don't think that many of the Nazis believed that. That they thought, I remember reading that whole villages had been given pills to take by the Nazis so that rather than suffer being conquered, they could die. Mm. And that was a good thing. I think that we overestimate the beauty of life, that many people will choose death over dishonor. Yeah. Mm. And certainly a lot of the Nazis knew that they would be executed if they were spared. Mm. Volevo aggiungere, dice Ed, qualcosa al commento e alla domanda di Dasha quando dice allora perché si sono suicidati gli ufficiali nazisti. Credo che forse troppo spesso pensiamo che non sempre la cosa peggiore è la morte. Mi ricordo di aver letto da qualche parte che tutti gli abitanti di alcuni villaggi avevano ricevuto dai nazisti delle pillole di veleno, di cianuro, di modo che potessero morire, uccidersi, anziché essere conquistati. E quindi in quel caso la morte era visto come una cosa migliore del diventare vittime di una conquista. Spesso credo che sovrastimiamo la vita. Per molti, in alcune situazioni, è preferibile la morte rispetto alla perdita dell'onore, al disonore. Non per me. No. Question for all three. Qual è stato nel vostro romanzo la scena, il personaggio o il tema che vi ha creato più difficoltà, la sfida maggiore, ma che sentivate di dover raccontare, di dover scrivere, which scene or character? That's clear. Yeah. Okay. Who's going to start? You start, Miguel. Oh, no. Oh, Marcin. No. Okay. Dasha. Dasha. Vai. No, I domanda, deve rispondere. I don't know what to say. I don't write easily, I write slowly, and I don't have any surprises when I write. Sometimes you come across more difficult passages, sometimes it goes easily, but I was listening to people here talking about their books. They tend to very vividly identify with their characters as if they are their friends. I have this distance with they're people on paper. I don't see them as live figures. I mean, I'm quite aware of what I'm doing. So I see many writers talk about their characters as if they were their friends here sitting. I don't get that much carried away. I mean, I know what I'm doing when I'm writing. So I don't know how to answer this. I'm not surprised by what's happening in my text because I'm writing it. It does not attack me. Okay? Traduco questo. Io non scrivo con grande facilità, sono molto lenta nello scrivere e non ho mai delle sorprese.
Alcuni mi sembra che abbiano delle difficoltà maggiori e anche alcune scene per me possono essere più difficili. Ascoltando alcuni degli altri scrittori parlano dei personaggi in modo molto vivo, come se fossero vecchi amici. Ecco, no, per me no. Per me i caratteri, i personaggi dei romanzi sono personaggi sulla carta. Io sono la scrittrice, io so quello che sto facendo, sì, questo è vero, e non mi sorprendo mai di quello che avviene mentre scrivo. Time. You can't beat that answer. Yeah. I know, that's an excellent answer. Okay, so she picks the Dutch answer as the official answer. Allora, prendiamo la risposta di Dasha come la risposta ufficiale, condivisa anche dagli altri due. Altre domande? Altre domande. Poi siamo nei tempi precisi. Luna, siamo precisissimi. Recommendation. As you wish. Whichever you prefer. If you want to be translated by me, you speak English. If you want to be... So speak Italian. Speak Italian. Loud. Bene, allora direi che concludiamo. Miguel, vuoi aggiungere? Vuoi tradurre la... Miguel Sihuko, illustrato. Maza Mengist, lo sguardo del leone. E tra i finalisti di quest'anno, Dasha Drundic, Trieste. Trieste. Grazie. Grazie alla nostra interprete, come al solito, quasi meglio degli scrittori stessi. Ma dai, andiamo.